Salve a tutti voi, questa puntata è dedicata interamente al problema dei rischi nei cantieri stradali. Le strade sono molte, occorre continuamente manutenzione e quindi ci sono lavoratori che, mentre il traffico scorre come alle mie spalle, devono fare dei lavori, degli scavi, dei ripristini dell'asfalto. In Italia gli incidenti stradali sono stati più di 211.000 nel 2010, con 4.000 morti e ben 300.000 feriti. Una parte di essi sono infortuni sul lavoro perché accaduti durante il lavoro o nel tragitto casa-lavoro, che dal 2001 in Italia è riconosciuto come indennizzabile da INAIL su richiesta. La cantieristica stradale presenta un'alta incidenza poi di infortuni. In particolare l'investimento da macchine operatrici, che è la prevalente infortunio, poi lesioni acute alla spina dorsale per sforzi improvvisi e le ustioni da bitume. Nei cantieri stradali poi ci sono anche malattie professionali causate dal rumore, dagli strumenti vibranti, dai fumi di bitume e dal cemento. Negli asfaltisti sono segnalati anche casi di tumore della pelle per l'esposizione ai raggi solari e tumori polmonari. Il cantiere stradale quindi rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne, oltre che per la tipologia dei lavori e per il traffico stradale nel quale si trova. In questa puntata approfondiamo il problema con interviste a docenti universitari, tecnici edili ed esperti. I rischi prevalenti in un cantiere stradale sono fondamentalmente posti in singolo in due grandi categorie: i rischi, diciamo, interni al cantiere stesso, quindi che riguardano i lavoratori che lavorano nel cantiere, e i rischi esterni, quelli quindi che in qualche modo riguardano anche gli utenti della strada, perché come sapete ormai nella maggior parte dei lavori stradali si opera in presenza di traffico e il traffico è pericoloso di per sé, ma anche può essere pericoloso per le persone che lavorano all'interno del cantiere. Quindi bisogna memorizzare soprattutto due cose. Uno, quando si installa il cantiere, preoccuparsi di essere sempre ben visibili, parlo che i lavoratori, il cantiere stesso sia sempre ben visibile verso l'esterno, quindi sia di giorno che di notte, e fare in modo quindi che l'eventuale variazione di sezione o la presenza di traffico veloce abbia i tempi necessari per poter adeguare la propria velocità. Questa è la prima parte, diciamo, quindi di rischi legati agli utenti, pedoni, ciclisti, motociclisti e guidatori di macchine sia leggeri che pesanti che viaggiano sulla strada. L'altro problema invece è quello legato ai rischi interni, anche questi sono presenti. Un cantiere stradale può essere considerato abbastanza tranquillo, però ci sono rischi sicuramente legati agli scavi in sezioni ridotte. Gli scavi in sezioni ridotte, se non ben controllati, possono portare purtroppo a rischi molto gravi. E poi soprattutto anche alle linee aeree. Spesso viene considerato poco questo aspetto della corrente presente o anche delle linee di alimentazione dell'autobus. Magari in fase di movimentazione, purtroppo questo può portare a gravi pericoli. Purtroppo è capitato in situazioni di cantiere autostradale che un autocarro fondamentalmente non riconoscesse la presenza del restringimento e andasse in qualche modo a colpire il cantiere stesso, purtroppo investendo anche uno degli operai. Questo a dimostrazione dell'importanza di fare una verifica attenta della segnaletica e anche di lasciare adeguati spazi di manovra e spazi di fuga a eventuali veicoli pesanti che non dovessero riconoscere la segnaletica stessa. Questo per quanto riguarda quindi i rischi connessi ai veicoli esterni, alla presenza di veicoli esterni. Per quanto riguarda invece i rischi connessi internamente, il classico caso che succede, per fortuna la mia memoria è su un caso non mortale, di un scavo fatto appunto per realizzare una trincea, era stato preventivato in fase proprio di piano di sicurezza che questo scavo dovesse avvenire un metro alla volta, invece è stato fatto tutto in un colpo solo. Questo ha comportato purtroppo a una vera e propria frana interna al cantiere stesso. Per fortuna non è rimasto ferito nessuno, se ne è andato perso solo il mezzo. È andato perso solo il mezzo. Pochi sanno che da circa 2 mesi è entrata in vigore in Italia una nuova direttiva europea, ormai sta recepita completamente. Questa direttiva fondamentalmente costringe e obbliga tutti gli enti gestori di strade, per ora solo autostrade e superstrade, quindi parliamo di società concessionarie e ANAS, a fare un controllo preliminare sull'utilizzo della strada e sulla sicurezza della stessa in fase di gestione. Non solo, tutti i nuovi progetti stradali, quindi nuove infrastrutture importanti, devono necessariamente avere al loro interno una verifica preliminare sulla sicurezza. Questa
Questo è già cogente, è già obbligatorio per tutte le strade, come ho detto, superstrade nuove e esistenti. Diventerà, tra parentesi, obbligatorio nel tempo, con due fasi, nel 2016 e 2020, per tutte le strade provinciali e per tutte le strade comunali, fino a coprire completamente tutta la rete stradale italiana. La direttiva quindi obbliga tutti gli enti gestori a fare una verifica preliminare ancora prima di fare il progetto e quindi poi di redigere il progetto stesso e di creare il cantiere stesso sulle condizioni di sicurezza e di utilizzo della strada stessa dal punto di vista di tutti gli utenti, quindi analizzare appunto, sia come ho detto anche prima, di giorno e di notte, il funzionamento della strada dal punto di vista dei pedoni, dei ciclisti, dei motociclisti e degli utenti delle autovetture. Questo permetterà quindi di fare una progettazione della manutenzione in qualche modo più attenta, non che prima non venisse fatto, ma più attenta alle reali esigenze di sicurezza dell'infrastruttura. Nulla cambia per quanto riguarda invece la normativa sulla sicurezza dei cantieri interni, quindi nulla cambia per quanto riguarda il rispetto dell'8108, che ovviamente rimane sempre valida per tutti i cantieri stradali. Il cantiere in sede stradale è un cantiere che ha problemi di spazi e in genere i problemi di spazi poi si ripercuotono sulla sicurezza complessiva delle lavorazioni che si stanno eseguendo. E contemporaneamente anche c'è una sottovalutazione spesso dei rischi correlati alle lavorazioni che si stanno eseguendo, perché appunto avvengono queste lavorazioni in mezzo a un contesto che non è quello solito di un cantiere edile. Il mio consiglio è quello per gli utenti di essere sicuramente più comprensivi nei confronti di chi sta svolgendo un'attività in strada, che è spesso un'attività diciamo di pubblico servizio. E invece per il lavoratore è quello di non abbassare mai la guardia, perché i rischi che si corrono su un cantiere mobile, su un cantiere stradale, sono comunque rischi molto elevati e sono comunque rischi anche di difficile previsione e prevedibilità, quindi grande attenzione. Alcuni giorni fa è terminato il corso Cantieri Stradali, che ha visto la partecipazione di più di 100 agenti di polizia municipale del comune di Bologna e della provincia di Bologna. Questo percorso formativo si inserisce nell'ambito di attività promosse da IPLE denominate Cantiere Vigile, che ha come duplice obiettivo quello della formazione degli operatori di polizia municipale sui temi legati alla sicurezza sul lavoro e nello specifico nei cantieri, e quello di promuovere anche la collaborazione fra la polizia municipale e gli enti preposti al controllo del territorio. Abbiamo scelto di affrontare il tema della sicurezza nei cantieri stradali sia perché la Polizia Municipale è impegnata in prima linea in questi luoghi di lavoro, sia perché gli incidenti nei cantieri stradali sono particolarmente gravi. Cantiere Vigile si evolve in questo dal 2012, si evolve formando sempre tutti gli operatori di polizia municipale, quindi formando in due edizioni 120 operatori sul cantiere stradale. Perché il cantiere stradale? Perché il cantiere stradale è una particolarità del cantiere edile che fino ad oggi difficilmente si riesce a verificare. Perché è un cantiere che è veloce, in 2-3 giorni inizia e conclude le lavorazioni, e perché difficilmente appunto sia le polizie municipali che gli organi di vigilanza, come siamo noi delle aziende USL, facciamo fatica a rintracciare. Cosa vogliamo andare a controllare nel cantiere stradale? Le stesse cose che controlliamo nel cantiere edile: la regolarità del rapporto di lavoro e la idoneità della documentazione. Quindi a partire dalla fine del 2012 e all'inizio del 2013 gli operatori di polizia municipale nella provincia di Bologna cominceranno ad andare a controllare anche questi cantieri. Nei cantieri stradali ci vuole l'abbigliamento ad alta visibilità. Ma questo è troppo! Questo progetto Cantiere Vigile Stradale è in realtà un ampliamento di un progetto che già da oltre 10 anni è in corso sulla provincia di Bologna ed è un progetto molto valido.
Ed è in realtà una forma di collaborazione che ci aiuta come organi di vigilanza nell'individuare tutte quelle situazioni di lavori dove noi, magari all'interno, piccoli lavori, ristrutturazioni, dove noi in realtà come organi di vigilanza non sempre riusciamo a intervenire. È stato un progetto molto valido, la collaborazione è stata una collaborazione ottima, nel senso che tutte le segnalazioni che ci sono arrivate dagli agenti di polizia municipali sono state in realtà segnalazioni mirate. Estendere questo progetto anche ai cantieri stradali serve comunque ad avere tanti occhi sul territorio tramite appunto i ragazzi della Polizia Municipale. La maggior parte dei cantieri stradali sono dati per ricerca di guasti, per operazioni di emergenza in caso di perdite, per modifiche della viabilità dovute a incidenti e cose del genere. Quindi nel cantiere stradale è fondamentale la segnalazione, che ha un duplice scopo. Il primo, più importante, è quello di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori che operano a bordo della strada, e il secondo, che è secondario ma ugualmente importante, che è quello di impedire che il traffico veicolare subisca dei danni, quindi con code, ritardi e anche magari incidenti stradali. Quindi è fondamentale che il cantiere sia segnalato come prescrive il codice della strada. Il cantiere deve essere recintato, quindi per impedire l'accesso agli estranei, e deve essere dotato di tutte quelle precauzioni che servono ad impedire incidenti. Per esempio, nel caso di scavi deve essere parapettato per impedire che persone possano cadere nel vuoto, deve essere fatto in un certo modo per impedire, specialmente in caso di pioggia o di maltempo, dei franamenti e quindi pericolo di seppellimento per le persone che eventualmente sono nello scavo. Deve avere tutte quelle che sono le precauzioni dovute alle opere provvisionali, quali impalcature o comunque attrezzature che richiedono lavoro in quota per impedire cadute dall'alto. Per esempio, nel caso di una strada di montagna dove c'è una parete di roccia che ha dei massi pericolanti, i lavoratori devono salire in quota per togliere i massi pericolanti per evitare cadute accidentali, eccetera. Quindi ci vuole una capacità specialistica. In questo genere di cantiere ci sono tutti i pericoli dovuti ai normali cantieri edili, che logicamente sono dei luoghi pericolosi. In più c'è anche il pericolo costituito dal traffico. Purtroppo noi vediamo molte volte che nonostante le segnalazioni, le recensioni eccetera, poi il traffico intenso, l'elevata velocità eccetera aggiunge dei pericoli ulteriori a quelli già normalmente presenti. Nel cantiere stradale in modo particolare abbiamo rumore, vibrazioni, agenti climatici e così via, e rischi dovuti alla presenza di sostanze pericolose, tutti i prodotti che vengono utilizzati appunto all'interno del cantiere stradale. L'altro aspetto fondamentale è relativo agli agenti biologici, molto spesso sottovalutato e sottostimato, perché appunto lavorando su strada e rientrando all'interno del cantiere stradale anche la tipologia di cura del verde, lo sfalcio e quant'altro, la piantumazione di piante. Ultimo aspetto trattato riguardo la presenza di amianto, che naturalmente per ciò che è la cantieristica stradale riguarda gli interventi di normale e ordinaria manutenzione su quelle che sono le tubature di acqua, che come sappiamo bene sono abbastanza vetuste e contengono amianto. Per ciò che riguarda i lavoratori all'interno del cantiere stradale, ritengo possono avere rischi aggiuntivi rispetto all'edilizia a carattere tradizionale, dove tutto sommato i rischi sono sufficientemente noti, codificati e anche conosciuti dalle maestranze. Il lavorare su strada molto spesso è lo stesso lavoratore in primis che sottovaluta la stima del potenziale pericolo a cui è esposto. Nella zona
ad esempio di Ferrara, noi abbiamo tantissime rotatorie, prendo questo come esempio. All'interno della rotatoria vengono svolti dei lavori, quindi io in qualche modo devo proteggere questo lavoratore dalla eventuale possibilità, che non può essere solo una barriera di cantiere, da una eventuale possibilità che possa essere investito dal traffico veicolare che naturalmente procede perché la zona non è stata interdetta. Nei cantieri stradali, quelli aperti al traffico, sono di fondamentale importanza alcuni aspetti. La segnaletica temporanea di cantiere da approntare prima, durante e dopo i luoghi in cui si lavora, che segnalano agli utenti della strada come comportarsi. Un atteggiamento dedito alla sicurezza da parte dei lavoratori, proprio perché le interferenze con le auto e tutti i veicoli lungo la strada sono costanti. Questa è una cosa di fondamentale importanza e il controllo di tutte le norme che riguardano l'approntamento della segnaletica e i rischi connessi a questi devono essere assolutamente monitorati da parte di tutti gli attori coinvolti nella sicurezza, dalle forze dell'ordine in applicazione al codice della strada, dal committente, dai responsabili della sicurezza e ovviamente anche dagli stessi operai, lavoratori delle imprese che a qualunque titolo agiscono sulla strada. Di fondamentale importanza, come si diceva, è l'approntamento della segnaletica da cantiere, sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, perché l'obiettivo è quello di far capire preventivamente a chi giunge in prossimità del cantiere i pericoli ai quali andrà incontro e soprattutto le norme di comportamento, la riduzione della velocità, l'arresto nel caso in cui è presente un moviere o un semaforo e la ripresa della marcia. Il ruolo che ha il laboratorio Tecnehub, che io rappresento all'interno del gruppo di lavoro, è soprattutto quello di cercare di capire come lavorano i singoli enti sul tema della cantieristica stradale per dare una ricaduta di questi temi sulle imprese, perché noi lavoriamo soprattutto come consulenti per le imprese, perché è importante sia che sia riconosciuto da parte degli enti, che siano l'ASL, che sia il Dipartimento del Lavoro, che sia la Polizia Municipale, quelli che sono i problemi che le imprese hanno sulla cantieristica stradale, ma anche per le imprese sapere che cosa la Polizia Municipale, l'ASL, il Dipartimento del Lavoro, l'INPS, eccetera, eccetera, possono loro chiedere di specifico che non è abituale per la cantieristica tradizionale. Quindi al momento noi stiamo lavorando con gli enti per formare la Polizia Municipale ai controlli sui cantieri, ma ci sarà un secondo momento didattico partendo da questi presupposti per formare le imprese che lavorano sui cantieri. La preparazione delle visite sul cantiere è stata fatta utilizzando gli enti preposti sul territorio, in particolare la provincia, perché loro hanno conoscenza diretta della cantieristica stradale. La scelta che è stata fatta è che tutti i membri del gruppo di lavoro parteciperanno con una loro delegazione per far sì che ogni singolo aspetto di quel cantiere sia chiaro per la Polizia Municipale, in modo da poter rispondere a ogni singola domanda che possa riguardare la cantieristica stradale e anche per gli stessi operatori, per noi stessi, capire quali sono problemi non attualmente coperti dalla normativa, ma che può essere comunque importante fare conoscere all'esterno. Quindi tante cose non sono direttamente normate, però è importante conoscere la tipologia di rischio per poterne tenere conto.